Detto questo, scusami, Enrico. Danilo, cominciamo con la sigla. Diretta su DJ ogni mercoledì. Noi siamo sempre qua. Non ti picchiare. Stai qui. Il speaker preferito da tutto lo stivale. Con i tre zozzoni sono gente che vale. Pure perché non ho mai picchiato, ma mai chiamato Danilo di Fiumicino. Sì. Dopo, no, perché, no, sei, perché di, sei anche di dopo Fiumicino. 15 anni mi chiamare. Poi Danilo. Enrico, mi sembri mia nonna. Sì. Mia nonna, prima di chiamarmi, mi chiamava Luigino, Vittorio. Tutti i nipoti. È una cosa classica, anche mia mamma, tipo, che poi si arrabbiano, no? I genitori cosa fanno? Franchi, Umberti, dice, scusa, sbagli te, ti arrabbi con me. No, però questo poi non ci ha mai fatto caso. Perché non fa mai il giro la cosa? Allora, io sono stato sempre l'ultimo a casa mia, il più piccolo, diciamo. Okay. Adesso però siete solamente due, no? Sì, però anche mia madre, ma mia nonna mi chiamavano con i nomi dei fratelli, dei cugini. Sì, sì, adesso è arrivato mio nipote, che è più piccolo. E comunque viene chiamato prima di me. Cioè, a me mi chiamano col nome di mio nipote. Dico, ma quando arriva il mio momento in cui chiama degli altri Danilo? Esatto, mai, non mai, arriva mai, mai, mai quel momento. Dovrebbe farti capire qualcosa. Sì. Dovrebbe. La tua posizione sociale nella tua famiglia. Beh, se continui poi a sputtanarli in diretta ogni Natale, specialmente tuo nipote va in radio a dire cose brutte. Allora non credo proprio. Okay. Ma andiamo subito, ci ha fatto caso. Okay. A proposito di casa, perché questo succede a casa mia, ci ha fatto caso che quando si scaricano le batterie del telecomando del cancello automatico, tu prima di cambiarle a quel telecomando lo violenti, cioè gli fai le peggio cose. L'ultimo, io adesso sto nel momento in cui vado talmente vicino al cancello che farei prima a scendere e aprirmi la mano. Cioè, apro anche il finestrino mentre piove e tiro fuori. Però le batterie non le cambio. Pure perché sono impossibili. L'ultimo passaggio è apri, togli la batteria, la rimetti, basta, scarica, c'è soffi prima. Che verrà 2 euro quella batteria. Però non si trovano. Certo. L'unica cosa, adesso ci sono i negozi cinesi che loro, se tu gli porti il telecomando, ti fanno proprio il servizio, te lo prendono, lo smontano, ci mettono una batteria. Però alcuni telecomandi sono proprio difficilissimi. Sì, okay, vabbè. Antonio ci scrive: ci ha fatto caso che è pieno di negozi, soprattutto qui a Roma, che riparano esclusivamente i cellulari. Sì, però tu gli porti il cellulare e il 99% delle volte dicono: questo cellulare non si può riparare. Ma che sei? Ti dicono: compratelo nuovo. No. Ma scusa, tu sei qua per riparare. Almeno provaci. No, proprio. Non si può. Poi non è che lo vendono loro, ti dicono: falla a comprare. Di che vivono, effetti. È vero, di che vivono. Luca ci scrive: ci ha fatto caso che se al supermercato incontri quell'amico che non vedi da tanto, ti saluti, capito? Ti ci scambi due parole, poi ti allontani. Se lo incontri 30 secondi dopo tra i corridoi, fai proprio finta di non conoscerlo. Cioè, quell'imbarazzo che non sei più. No, perché ti sei giocato tutte le cartucce, dopo chi gli domando. Oppure aggiungi: incredibile, ci siamo incontrati un sacco di tempo. E per forza è il supermercato. Andiamo alla piegatura. Comunque, posso dire, sui social. Mi hanno criticato che io leggo, diciamo, ha fatto caso. Perché io non mi ricordo niente, li devo leggere per forza. Dovresti. Il problema è quello, perché non ti ascolta, no, secondo me, perché li leggi male in radio, perché manca un aggettivo. Si domanderà: parli 4, cioè lavori 4 minuti e 50 secondi a settimana. Ma come fai a ricordarteli a memoria? Preparati. Vabbè, raga, comunque questa 2 settimane di seguito piegatura di Gabriele Corsi. Ah sì, non la ricordo questa. Questa mi avevi detta, però. Io in magazzino. Tu segni tutto, ci hanno fatto caso che quando ti metti le scarpe, quelle a scarponcino, sì, quelle arte, soprattutto quelle famose, quelle del dottore. Dottor Martens. Sai, mezz'ora, salutiamo il signor Martens. Martens. Certo.
stai mezz'ora a mettere tutti i lacci, allacci, metti bene. Una volta che hai finito, stai in piedi, prende e ti prude un piede. Se prude, sempre, e non sai come fare, perché non so, cioè, comunque è cuoio, non puoi grattarlo. Che c'è infili dentro, Gabriele? No, devi riaprire lo scarponcino. Devi rispondere. Io ho la bisogna, ho un ferro da maglia adesso, perché tutte le altre vetro dico. Ma se è sotto? Ah no, sotto, sotto devi toglierlo. Il ferro da maglia è quello più usato per grattarsi da chi ha il gesso. Gesso. Lo ricordo. Ma lì. Sì, è ma utile, certo, per tutto il ferro. Finito così. Tra poco torniamo di con rubrica. Che c'è da dire? 847 Ernia su Radio DJ. È arrivato un messaggio splendido a 342 00 00 700. Mi che prurito al piede adesso, infami che mi avete fatto venire, mamma mia. Lo so, sì. Fa quando parte, lo dici fa parte di guarda, adesso le facciamo. Io adesso ce l'ho alla spalla, però voi no? Cioè, no. Parlo di prurito. Sono quelle parole che tu le pronunci e hanno l'effetto di provocarti esattamente quella cosa lì. Ma da cosa è determinato? Dalla circolazione, dalla una so, roba psicologica. Guarda, ne dico un'altra, guarda. Sbadiglio. No, devi sbadigliare. No, ma sai, posso dire un'altra? Tosse. Ah, però ti va bene. Ah, è vero. Vai, no, un'altra. Scureggia. No, lo sapevo. Se lo sento, niente. Mi viene da farlo. Se lo sento. A te le cose vanno solo giù, non tornano mai su. Ma te ne posso dire una io? Vaffanculo. Vediamo se ci vai. Ma eleviamo. Eleviamo il programma. Perché è arrivato il momento. È cascato il microfono. È arrivato, vedi, con quella parola, vedi, poi succede. Sì, certo. È arrivato il momento di Birrubrica. Birrubrica, la rubrica più figa che si è mai sentita. Birrubrica, Manilo e Prevignano, la rubrica dell'anno. Chi lo sa da una stemio, chi lo sa da una stemio, Coriandoli. Ricordiamo che è la rubrica preferita dagli italiani da Linus. Sta cosa la puntualizzo sempre. Ti posso dire una cosa? Ci ho pranzato l'altro giorno, non ne ha fatto parola. Lo tiene per sé, una passione tutta sua. È un segreto, certo. Andiamo. È una perversione. È arrivato il momento dei momenti. La rubrica delle rubriche, il contenuto dei contenuti. Birrubrica. La rubrica glabra. Labbra. Senza peli sulla lingua e in nessun'altra parte del corpo. Oh, è una rubrica pura, così. Andiamo con la prima notizia. Hop water, l'acqua frizzante al sapore di birra luppolata. È stata inventata, sì, l'acqua al sapore di birra. Che voi mi direte? Ma che senso quello mi direte? Mi direte, ma non è una birra analcolica? No, ho lo sapore del bicchiere sporco di birra. Bravo. Dove tu ci hai messo l'acqua. L'acqua sciacquata. Però perché? Perché la birra analcolica per legge può contenere fino a 0,5% di gradi di alcol. Quindi non è completamente analcolica. Quindi quelli proprio che non vogliono assumere alcol dicono: e mo come facciamo? Non lo assumi. Beviamoci lo sciacquone qua del birra. Però è un'acqua frizzante. Visto, adesso vanno tantissimo le acque aromatizzate. È molto americana come cosa. Alla fragola, alla pesca. E questa qui invece è alla birra. Alla birra avrà un successone in tutta Europa, ragazzi. Io me lo immagino. Okay. Andiamo a partire dalla Germania. Allo spot di Birrubrica. Questo mese, insieme al mensile di Birrubrica, ne ha legato il libro sulla biografia del grandissimo Danilo da Fiumicino, intitolato Mifio è un coione. Libro scritto da Natalone Contaldo, edizioni Stamo alla frutta, con la prefazione ancora, tra l'altro, non scritta dal Trio Medusa. Una cronaca veritiera e spietata, un libro nudo e crudo sull'assurda vita della star della radio e del web più amata dagli italiani. Corri in edicola. Corri! Potrebbe essere tardi. Tardia. Grazie per il grazie. Dovete scrivere la prefazione. Contaci, ragazzi. Certo. Questo è il mio sogno, sapete. Io voglio fare un libro con la vostra prefazione. Un libro! Andiamo con la seconda notizia. Quante pagine ci metti in questo libro? La birra più originale del mondo, quella all'olio, prodotta in Spagna. Allora, all'olio. Si tratta del... Si chiama Oliva Green. Si chiama così la birra vincitrice del concorso delle birre più strane del mondo. Okay. È una birra fatta con l'olio, ragazzi. Viene messo le olive vengono messe a fermentare nella birra, viene dello stesso colore dell'olio.
cioè proprio uguale, e c'ha questi sentori. Io non ho assaggiata, sì. Potrebbe arrivare. E si beve risucchiando. Avete mai visto gli assaggiatori di olio come fanno? Sì, no, sì. Fanno te. Tutti fanno così, così sì. No. Fanno tutti l'olio, l'olio, diverso, l'olio per sentire i sapori dell'olio devi fare questo rumore qua. Così, perché devi mandare l'olio dietro, me l'hanno spiegato, cioè non è una cavolata, devi mandare l'olio dietro alla bocca e devi sentire che non raschi. Chi te l'ha spiegato, Patrì? Danilo, ma il Patrì ce l'ho chiamato, perché lui ha preso. Oggi niente. Oggi il tuo nome proprio. Dicevo, oggi è senza filtro. Previ, chi te l'ha insegnato? No, no, gli esperti, ci sono i sommelier di olio. Ma attenzione, è finita, è finita. Cioè pure la terza. No, domani. Quindi è finita. Domani. Chiusura della birubrica. Okay. Così, debotto, senza preavviso, con una malinconia sconfinata. Birubrica terminata. Ma con velocità, mestiere e senza strapazzo. No. Se levamo. Oh, sì. Immediatamente. Abbiamo capito.